Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, le morti bianche, un problema che da anni attanaglia anche il Veneto, una delle tragedie più grandi che ha sconvolto la nostra regione nel 1981, in una conceria ad Arzignano. 5 i morti. Beppe Giulietti. La voce è quella di Maria Carta. E le immagini sono tratte da una delle tante campagne contro le morti sul lavoro promosse negli anni da sindacati, istituzioni e associazioni dei mutilati e degli invalidi. Del resto, stando anche al recentissimo rapporto dell'Unione Europea, l'Italia continua a essere tra i paesi con il più alto numero di decessi e di infortuni ed il Veneto rientra in questa poco invidiabile media nazionale. Questa strage infinita ha conosciuto episodi terribili che hanno segnato anche la storia locale. E nei giorni nei quali la testata per l'informazione regionale ha promosso una campagna contro le morti sul lavoro, ci sembra giusto, attraverso la voce di Delfo Timperger, ricordare questo episodio del 1981. Costernazione e dolore ad Arzignano, Vicenza, per la tragedia sul lavoro che nella conceria Grussani è costata la vita a 5 persone, tra cui i due fratelli titolari appunto della industria conciaria, teatro della sciagura. Rimangono sempre inspiegabili le circostanze del luttuoso episodio che ha riproposto nella Valle del Chiampo, ricca di ben 300 concerie, l'urgenza di interventi perché tragedie come questa non debbano più accadere. E quanto del resto sostengono le organizzazioni sindacali che da anni si battono per migliorare le condizioni di lavoro e soprattutto la qualità dell'ambiente nelle concerie, da anni al centro di polemiche ecologiche. Una disgrazia, quella di ieri, che si giustifica tuttavia con la disperata e generosa volontà di chi ha messo a repentaglio la propria vita nel purtroppo vano tentativo di strappare alla morte un operaio rimasto prigioniero dalle esalazioni nella vasca di decantazione dove sono raccolti i fanghi detriti per la lavorazione della pelle. I titolari dell'industria, i fratelli Grussani e gli altri due operai, sono infatti morti in questa altruistica gara. Uno degli organi nei luoghi di lavoro è lo SPISAL. Noi siamo andati a vedere cos'è esattamente e come funziona. Da Verona, Marco Marchesini. Cos'è lo SPISAL? Lo SPISAL è il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL. Operiamo su tutto il territorio nazionale nell'ambito appunto delle ASL. La missione nostra è quella di garantire delle condizioni di sicurezza. Interveniamo quindi sia in caso di infortuni sul lavoro gravi o mortali o in caso di malattie professionali. Sul territorio di Verona quante sono le realtà che avete, diciamo, state monitorando? Monitoriamo annualmente circa 1700-1800 unità locali con dipendenti o con lavoratori autonomi anche. E circa la metà sono imprese edili, rimanenti possono essere imprese agricole oppure imprese industriali, ma anche settore terziario tipo le cooperative. Mediamente abbiamo una sanzionabilità, quindi una percentuale di accertamento di irregolarità nel 30-40% delle situazioni che vengono ispezionate. A livello di infortuni? A livello di infortuni stiamo assistendo a una diminuzione del fenomeno complessivo degli infortuni. Su questo incide moltissimo la crisi che stiamo attraversando. Bisogna però dire che gli infortuni gravi e quelli mortali si riducono in maniera minore, anzi, soprattutto i mortali tendono sostanzialmente a essere costanti o comunque calare poco. Questo per problemi legati alla sicurezza sul posto del lavoro? Sì, essenzialmente sì. L'obiettivo nostro è infortuni zero. Questo non è uno slogan retorico, ma è è un obiettivo che deve portare ogni organizzazione e ogni soggetto interessato, datore del lavoratore, a porsi il problema infortunistico nell'ottica di eliminarlo al 100%.